Salve a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova lezione per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana. Si quieres aprender a comunicarte in italiano, estás en el lugar correcto. Vamos dentro de poco a aprender unas cuantas frases útiles en italiano. Cari amici, iniziamo con queste frasi. Qual è la tua città preferita? Oggi parleremo magari di città come Venezia, Pisa, Roma, Milano, Napoli, ma alle mie spalle abbiamo anche una meravigliosa scenografia. Questo anche perché credo sia importante ogni tanto viaggiare con la mente, perlomeno per sentire un po' di calma, tranquillità e relax. Entonces, esto a mis espaldas es un fondo virtual, obviamente, por lo menos viajar un poco con nuestra emoción, con nuestra mente, ya que el tiempo es lo que es, pero sin embargo lo vamos a pasar genial. Allora, ritorniamo dunque a queste frasi. Qual è la tua città preferita? La mia città preferita è Venezia. Oppure la mia città preferita è Caracas. La mia città preferita è Los Angeles. Quindi puoi sicuramente perfezionarle come tu preferisci. Andiamo a vedere, prima di pronunciarle poi in maniera un po' più corretta, perché mi interessa soprattutto considerare la tua pronuncia, andiamo a vedere altre possibilità. Quest'altra possibilità al plurale è quello proprio di chiederti quali sono le tue città italiane preferite. Abbiamo introdotto una variazione. Ciao Laura, vedo che già mi stai rispondendo dicendo che la città che più preferisci è praticamente Positano. Un attimino che torno subito dal vivo con voi. Eccoci qua, dovreste sentirmi bene. Come sempre è necessario che io vi faccia vedere bene lo schermo. Dunque, buongiorno, mi dice Adriana, abbiamo anche la sua frase, un piacere di vederti, come stai? Sto molto bene, grazie a Dio, spero che anche voi stiate molto bene. Vi presento queste frasi per aiutarvi nelle situazioni più ordinarie dove volete magari imparare a dire appunto le cose che preferite. Lo potete fare in tantissime altre modalità, essenzialmente le principali, cioè la tua città preferita, per esempio, quali sono le tue città italiane preferite. Come possiamo farlo in maniera semplice? Dunque possiamo aggiungere degli aggettivi. Per esempio potrei dire le mie città argentine preferite sono magari Buenos Aires e poi menzionarne altre. Oppure le mie città venezuelane preferite o le mie città, diciamo, francesi preferite sono, non so, Parigi e Versailles. Dunque, in questa frase io ti domando a te quali sono le tue città italiane preferite? Quali sono le tue città italiane preferite? E tu puoi rispondere, le mie città italiane preferite sono Venezia, Roma, Milano e Pisa. Questo ovviamente è un esempio che tu puoi utilizzare e difatti abbiamo abbiamo Misael che dice ciao Marco, piacere di rivederti, ti scrivo dal Messico, la mia città preferita è Città del Messico. Bravissimo, abbiamo qui un patriota che ama la sua nazione, ama giustamente la sua capitale. È un piacere, spero di poter visitare presto in futuro il Messico, nazione meravigliosa, e anche la tua città preferita. Abbiamo Adriana che ama molto l'Italia, dice la mia città preferita è Roma. Attenzione, come vi ho spiegato all'inizio, una cosa importante, anche se molti di voi purtroppo non possiedono ancora gli accenti corretti nella propria tastiera, ma non preoccupatevi, perché questo è solamente importante poi saperlo e quando sarete in Italia ovviamente utilizzarlo. Dunque ricordate che il verbo essere, il verbo ser, in italiano, alla terza persona singolare, come in questo esempio, lleva la tilde. Quindi qual è la tua città preferita, oppure l'accento, come preferite dirlo. Ok, quindi qual è la tua città preferita? Qual è la tua città favorita? Per favore, se ti piace questo video, per favore considera la possibilità di condividerlo, compartire questo video, però aiuta
aumenta. Este video y te permite también seguir, porque me motiva a mí, ¿no? Igualmente, saber que pues les gusta y de esta forma yo seguir. Non ti preoccupare, Adriana, no es para nada importante. Lo sé que el celular, el teclado, a veces pues no tiene la parte italiana, está il correttore ortografico, non te preoccupes. Allora, andiamo a vedere quest'altro esempio di Laura. Dice, le mie città preferite nel mondo. Ok, vamos a ver, Laura. Le mie città preferite, perfetto. Le mie città preferite nel mondo, anche molto bene, sono, ok, para che pueda funzionare la frase, tienes que terminare in sono, perché son, mis ciudades favoritas en el mundo son, y luego le pones las ciudades, ok? Porque en este caso, si no, con el país debería cambiar, es decir, le mie nazioni, ok? Yo te ayudo porque, primero, que valoro muchísimo tu esfuerzo, y me encanta cuando ustedes hacen realmente el esfuerzo de participar, esto ya vale todo el trabajo que hago. Quindi, i miei paesi, nel senso di nazione, oppure le mie nazioni preferite, portanto, i miei paesi preferiti, perché è masculino plural, ves? Gracias a ti, querida Laura, estamos haciendo un ejemplo que puede beneficiar a muchos otros. Por lo tanto, no se corten, sigan el ejemplo de Laura, mejor intentarlo que no intentarlo. Así que, verdaderamente gracias. Me da la oportunidad de introducir otro ejemplo. Quindi, i miei paesi preferiti serían mis países preferidos o favoritos. Y también tenemos la alternativa al femenil, que es le mie nazioni preferite, serían mis naciones favoritas. El concepto es el mismo, pero es importante ver cómo hay que poner todo en un conjunto, porque nazioni, a pesar de que termina en la I, no se hagan confundir, es plural femenino. Por lo tanto, le mie preferite nazioni, i miei paesi preferiti, porque esto, paesi, es plural masculino. Por lo tanto, i miei, los míos, ¿ok? Quindi, i miei paesi preferiti sono l'Italia, la Grecia, la Finlandia, oppure le mie nazioni preferite sono la Grecia e, non so, e la Francia, ok? Perché dico questo? Perché se hablamos de naciones, lo construimos para naciones. Se hablamos de ciudad, entonces tenemos que decir, por ejemplo, Atenas, que en italiano si dice Atene. Quindi se io voglio dire la mia città preferita a livello mondiale oppure la mia città preferita nel mondo è Atene, ok? Molto bene. Brava, i miei paesi preferiti sono la Grecia, y luego le tienes que agregar otro. ¿Por qué? Te explico, querida Laura, que realmente me encanta que estés participando. Yo te aplaudo porque, pues, verdaderamente es lo único que pido, que ustedes participen. Lo puedes ir al singular, ¿ok? Si le pones solamente esta frase, estarías diciendo, mis países favoritos son la Grecia. Pero estás apenas mencionando uno. Por lo tanto, puedes decir, il mio paese preferito è la Grecia, ok? En esta forma, efectivamente, estarás dando sentido pleno a tu frase, il mio paese preferito è la Grecia, ok? Oppure la mia nazione preferita è la Grecia. Muchísimas gracias, valoro que tú hagas el esfuerzo de intentarlo, prefiero esto, siempre a través de la humildad podemos aprender, y de esta forma. Muy bien, hecho Laura. Allora, vediamo. Antonio dice, ciao carissimo, da molto tempo non ti vedo dal vivo. Adesso mi vedi, come vedi, sto cercando di trovare l'entusiasmo e l'ottimismo di ritornare a fare queste video lezioni. Ovviamente, come potete notare, alle mie spalle c'è uno sfondo virtuale, questo sfondo virtuale magari anche per motivarmi, con la speranza di pronte di una situazione mondiale più serena, più tranquilla, sicuramente è un periodo particolarmente complicato. Dice, ciao Marco, le mie città italiane preferite sono Napoli e Roma. Bravissima Lorena, congratulazioni, ottima frase. Ciao Marco, le mie città italiane preferite, perché italiane preferite, sono Napoli e Roma. Bravissima. Ecco. Poi abbiamo
Adriana che dice la mia città preferita è Roma, la mia città preferita è Napoli. Andiamo nuovamente a vedere la costruzione. Voy a volver nuevamente a ver la construcción de las frases porque, ojo, parece fácil, pero de los ejemplos que ustedes me están llevando, se ve que es importante la redundancia. Por lo tanto, es que algunos de los que me siguen desde hace tiempo dirán, Marco, pues estoy viendo un montón, pero porque esta es una clase para principiantes. Aquellos que ya saben el italiano es porque me han seguido y se han suscrito al video curso gratuito de italiano en marconicia.com y han recibido las videoclases al correo electrónico y todo muy simple y fácil. Y por eso se pueden incluso permitir de seguirme cuando hablo de filosofía, cuando hablo de conceptos teóricos muy complicados, filosofía, psicología, sociología, antropología, hablo de ciencias, un poco de todo, ¿no? Por lo tanto, si tú llegaste aquí por primera vez y no me conoces, yo me llamo Marco Nicida, soy italiano 100%, es decir, que he nacido, crecido en todo sentido italiano, y prácticamente disponibilizo un videocurso gratuito de italiano que puedes ir a estudiar y a recibir ahora mismo en tu propio correo electrónico de forma gratuita, simplemente si vas a marconicida.com, que es mi página oficial, y ahí mismo encuentras el simple, digamos, la simple posibilidad de suscribirte al videocurso gratuito italiano a tu correo electrónico y lo vas a recibir y vas a aprender un montón desde ahora mismo, porque te lo envía inmediatamente, y vas a recibir todos los días esas clases secuenciadas, estructuradas, para que puedas aprender mientras te diviertes de forma práctica, porque analizamos situaciones de la vida real. Entonces, volvamos para los nuevos a ver un poquito, ¿no? Esas son las clases anteriores. Por lo tanto, si tú también te quisieras tener todo el conocimiento que hemos alcanzado en este canal de YouTube, recuerda también que te puedes suscribir al canal de YouTube, Marco Nicida, me encuentras siempre con nombre y apellido, y esto es lo que hemos visto las otras semanas, ¿ok? Un montón de argumentos, todos para conversar, para conocerse, ¿ok? Hemos pasado con hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces en la vida? Bla, 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 bla. ¿Cuáles son tus pasiones en la vida? ¿Me gusta esto? ¿Me gusta el otro? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Me gusta eso? ¿Cuál es? Etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Bastante. Quindi, la lezione di oggi, per praticamente riassumere la nozione che ti sto insegnando oggi, è questa. Qual è la tua città preferita? Mucho cuidado con la fonética, con la entonación y con la pronunciación. Es importante que tras de mí tú hagas el intento. O sea, tienes que intentar emularme para que te salga. La primera vez no te sale, la segunda no tampoco, pero poco a poco va a ser mejor. Imagínate si yo, que soy italiano, estuviera diciéndote algo como ¿cuál es tu città preferita? O ¿cuál es tu città preferita? O sea, si yo, y me es difícil porque siendo italiano no logro hacerlo mal, pero ¿cuál es la tua città preferita? Si me saliera así, tú dirías, este tío, o no lo dirías porque no lo sabes muy bien, pero yo sabría que ese tipo no es italiano. Entonces, si quieres aprender bien, es importante que te fijes mucho en la fonética. Por lo tanto, hazlo conmigo. ¿Cuál? Y te puedes imaginar aquí una K, ¿ok? ¿Cuál es la tua città? Cuidado, eso no es città, es città preferita. ¿Cuál es la tua città preferita? ¿Cuál es la tua città preferita? La mia città preferita è Venezia. La mia città preferita è Venezia. La mia città preferita è Roma. La mia città preferita è Caracas. La mia città preferita è Lima. La mia città preferita è Buenos Aires. E quindi puoi esprimerti. Adesso, se lo vuoi dire al plurale, giusto per ripeterci, quali sono le tue città italiane preferite? Quali sono le tue città italiane preferite? Y entonces tú me puedes responder, es un breve ejemplo, y ahora voy a ver tus comentarios. Le mie città italiane preferite sono, e fai un elenco, Venezia, Roma, Milano e Pisa. Quindi, quali sono le tue città italiane preferite? Le mie città italiane preferite sono Venezia, Roma, Milano e Pisa. Ok, estamos claros?
He preparado también otro ejemplo que vamos a ver dentro de poco, si es que nos alcanza, si no hago una nueva clase, que es un poquito complicadilla, y no quiero que sea demasiado luego engorroso. Vediamo questo messaggio molto gentile da parte di Antonio. Sei grande, Marco, sempre aiutando con pazienza le persone. Ti seguo dal 2012 e ti ammiro molto. Sei una persona molto importante. Oh, grazie, Antonio. Sei davvero gentile. Io ti ringrazio moltissimo. Lo che dici è per me molto importante, sabes? E sei una persona molto importante nella mia vita perché mi hai insegnato. Mira, lo che stai dicendo vale per me un montone perché, sabes, al fin e al cabo in questa vita nos llevamos, creo, apenas justo el amor que hemos recibido y hemos dado. Así que lo que me dices tú, Antonio, me llena de entusiasmo y de alegría y me sigue dando motivaciones para seguir. Gracias, Antonio. Un fuerte abrazo, Antonio, de verdad, gracias. Gracias de verdad por este testimonio y por llenar el corazón mío de esperanza. Bravo. Vediamo, tra l'altro, Antonio dice, la mia città preferita è propriamente Lima, dove sono nato, e le mie città italiane credo sia Napoli, Roma e Venezia. Allora, Antonio, effettivamente, quiero che lo sepan, habla muy bien, perché lo ha detto bien. La mia città preferita è propriamente Lima, dove sono nato. Hizo también un transcurso donde ha construido una frase más completa, le agregó a donde he nacido, e le mie città italiane, italiane credo siano, yo te agrego esta simple corrección, para que mejores, credo siano, porque sean, o sea, creo sean, Napoli, Roma e Venezia. Fantastico, bravissimo. Vediamo qualche altro messaggio. Le mie città, oh, bravissima Alicia, lo has dicho muy bien. Le mie città italiane sono Firenze, Roma e Venezia. Ottimo, ottimo, molto bene. Veo che la repetizione serve perché vamos mejorando. Le mie città italiane preferite, ok, lo quiere decir al singular. La mia città italiana preferita è Venezia, quindi la mia città italiana preferita. Entonces, hay que ponerlo con el singular porque es una, apenas una ciudad. Quindi la mia città preferita è Venezia, ok? Vediamo qualche altro messaggio. Abbiamo Maria che mi dice, ciao Marco, la mia città preferita è Bologna. Susanna, ciao Susanna, come stai? Dice, es un gustazo partecipar de esta diretta. Quindi, buongiorno Marco, è un grande piacere partecipare a questa diretta. Sono felice di ascoltarti e di imparare la lingua italiana. Vediamo cosa dice Adriana. Dice, qualche giorno conoscerò tutta l'Italia. Ok, lo puoi dire così, cara amica. Meglio detto, in futuro spero di conoscere tutta l'Italia. Questa è una forma, ok? Quindi, futuro, spero di conoscere tutta l'Italia. Significa, è un futuro certo da Italia. Oppure, qualche giorno, tu credi algún día. Però questo non lo possiamo dire in italiano tal qual, io intendo che algún día, no? Quindi noi diciamo, in futuro spero di conoscere tutta l'Italia, oppure es que, como lo, qualche volta, beh, potremmo dire qualche volta, ma non rinde la idea, entiendes? Por lo tanto io sugiero che digas questa prima parte, in futuro spero di conoscere tutta l'Italia, oppure conoscerò tutta l'Italia in futuro. Vediamo poi, abbiamo Ma Quintero che mi dice, hola, ciao, ciao Ma, spero che tu stia bene, anche tu, se è la prima volta segui e vuoi magari imparare l'italiano come Antonio, che parla veramente molto bene, ti suggerisco di sottoscriverti al videocorso gratuito italiano su marconisia.com e ricevere il videocorso gratuito di italiano. Abbiamo José che ci dice buonasera a tutti, non c'è nulla come l'Italia. Ottimo, vedo che molti di voi amano l'Italia. Vediamo, abbiamo Yara che mi fa una domanda. Y es por esto que hago los directos. Muchas personas dicen, Marco, estos directos que haces, estos live, ¿por qué? Porque aparte de que vamos repasando esos conceptos para principiantes que muchas personas tienen que reafirmar y que a lo mejor no me conocen y
quieren aprender y no saben cómo, también es una óptima manera de poder yo responder a sus preguntas. Y esto realmente es como un servicio personalizado. Espero que lo valoren. Por tanto, Yara me dice, yo tengo una frase. Quindi, yo ho una frase. ¿Qué me han escrito? ¿Qué me escribieron? Ti amo in pasiare. Ok, creo que está escrito mal o que sencillamente lo has transcribido mal. Potrebbe essere que lo que te querían decir es ti amo da impazzire. Allora andiamo a vedere. Ti amo da impazzire. Che significa? Ti amo da impazzire significa te amo, ovviamente, che me enloquesco. O sea, te amo che tanto che me vuelvo loco, no? Tanto come per enloquecer. Ti amo da impazzire. Ti amo da impazzire. Y si estás en Nápoles o en Campania, es posible que hayan utilizado el dialecto, ok? Vediamo un attimino. Oh, guardate, Antonio dice... Mi piacerebbe conoscere l'Italia, è un sogno veramente per me. Sono convinto che l'Italia è un sogno per molte persone, sicuramente un paese meraviglioso, spero che presto, in futuro, le cose migliorino. Brava Adriana, continua a tentare questa pratica, non ti arrendere, questa è la corretta forma mental, sencillamente de fuera pues, si tú crees poder aprender, entonces vas a aprender. Y si tú no crees poder aprender, posiblemente no aprendas. Que nuestra mente literalmente conduce, según nuestras creencias, lo que vamos a poder o lo que no va. Tú te convences y luego también eres firme en tu propósito, pues claramente si lo sigues intentando, es matemático que lo alcances. Entonces, esto es, quiero, debo, me encanta hacerlo, lo voy a hacer, lo voy a lograr y esto absolutamente si haces y si me sigues obviamente con calma y con participación y con práctica, realmente vas a alcanzarlo. Quindi continuerò a tentarlo o continuerò ad imparare, a sforzarmi e non mi arrenderò. Abbiamo l'avvocato Juan che mi dice... Buona giornata Marco, come sta la tua famiglia lì in Italia? Sta molto bene, grazie a Dio, stiamo tutti molto bene qui in Italia. E la tua famiglia come sta? Juan, un abbraccio. Ecco, Yara è contenta perché dice, wow, me han dicho ti amo da impazzire, te han dicho esto. Non so se te lo han dicho a ti, ya tu sarás. Vediamo un attimino. Qualche altro messaggio, abbiamo Dilbert che mi dice buon pomeriggio a te. Abbiamo anche l'altro messaggio che dice buona giornata professore Marco, scusami oggi mi sono integrato tardi alla tua classe italiana, un abbraccio dall'isola Margherita in Venezuela. Come vanno le cose in Venezuela? Juan, parlami del Venezuela. Io ho avuto l'opportunità straordinaria di visitare il Venezuela, paese veramente bellissimo, meraviglioso, i suoi luoghi naturali stupendi. Chiaro che sepan che io he amato profondamente America Latina, la sigo amando. Lo che ha passato è es che que il mondo, mientras tanto, se ha enloquecido e por lo tanto uno ha dejado de viajar e si ha puesto in modalità stand-by, no? Si ha puesto in modalità in plan... Esperemos, ¿no? Vamos esperando al Señor, vamos esperando que la gente se vuelva cuerda, que el mundo un poquito recapacite, pero mientras tanto hay que pausarse y esperar, ¿no? A veces no nos queda que hacer lo mejor que podemos y claro, cuando todo este desastre pase, con mucho gusto me gustará volver a visitar América Latina. Oh, guarda Silvia, qué bel mensaje. Silvia, me estás poniendo de buen humor con este mensaje. Mi metti di buon umore. Ciao Marco, un piacere ascoltarti, hai una capacità di insegnamento fenomenale, grazie, ti ringrazio molto, si esto es lo que crees profondamente, te agradezco, si le puedes poner like a este video y compartirlo en tu muro de Facebook o en las redes sociales porque YouTube valora muchísimo y también el Facebook cuando el algoritmo entiende que a las personas le gusta que lo van compartiendo y me ayuda a motivarme. Gracias, Silvia. Alicia dice, la mia città preferita è Mar di Plata.
Mar di Plata o Mar del Plata, come si dice in Argentina? Perché se si dice Mar de Plata, pues de cual, perché así non nos gusta tanto traducir las cosas, no? In italiano queremos aprendernos las palabras tal cual. Quindi la mia città preferita è Mar di Plata, in Argentina. Vediamo qualche altro messaggio. Hilda, come stai? Ciao Marco, saluti. Le mie città italiane preferite sono Roma e Venezia. Congratulazioni, lo hai detto in maniera perfetta. Bravissima. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. Ciao Virginia, mi fa piacere di poterti salutare. E continuiamo dunque questa lezione cercando di conoscere, per ricapitolare. Soprattutto uno appena arrivate, oggi abbiamo imparato qual è la tua città preferita. La mia città preferita è Venezia. E poi quali sono le tue città italiane preferite? Le mie città italiane preferite sono Venezia, Roma, Milano e Pisa. Adesso vi voglio integrare un discorso molto più importante che serve per comparare o confrontare, per esempio, due o più città. La cosa importante es que, así como existe en español el comparativo de mayoría o de minoría, creo que siga así en gramática, también en italiano tenemos el comparativo de mayoranza y el comparativo de minoranza. De pocas formas, en pocas palabras, ¿qué es esto? Es la forma gramatical en la que prácticamente luego usamos comparar una cosa con la otra y decir que una es más que otra. En este caso, facciamo un ejemplo. Una persona, no sé, Carmen, me puede preguntar: Marco, Venezia è più bella di Roma? Che è il primo esempio, ok? Marco, Venezia è più bella di Roma? Seria Venezia è más bella di Roma? E me lo pregunta in plan, claro, io sono italiano, me lo va a preguntar. Yo, y esto es un ejemplo, no me voy a meter, realmente sería imposible para mí decir cuál es más bella en este momento. Digamos que estoy imaginando una frase inventada y yo respondo, no, Roma è più bella di Venezia, ok? Entonces, así se utilizan estos comparativos. No te voy claramente a aburrir con la teoría ni con la gramática, tanto la vas a desumir del contexto. Por lo tanto, è più significa es más. Y luego le pones el adjetivo. Quindi, Venezia è più bella di Roma, ok? Potrebbe essere Maria è più bella di Marco. Oppure Maria è, facciamolo direttamente qua, è più intelligente, ok? Oppure più alta, oppure è più simpatica di Marco. De esta forma, incluso entre personas, podemos decir Maria è più simpatica di Marco, Maria è più bella, Maria è più alta, Maria è più giovane, Maria è più tutto. Ok, quindi in questa maniera Venezia è più bella di Roma? E la risposta è no, Roma è più bella di Venezia. De esta forma les estoy enseñando no solamente a que puedan decir mi ciudad favorita es esta, sino que pueden incluso motivar o decir que una ciudad es que otra y poder entre ustedes poder hablar, ¿ok? Mira, tenemos un mensaje muy bonito desde Houston, Texas. ¡Chao a tutti! I'm so happy to be part of Mark and Easy the community. I'm really very happy as well. Luis, so you've been speaking English all this time in Southern United States, because Luis Rodriguez is like a Spanish name. Quindi mi fa piacere averti qui. I've been thinking about creating an Italian course for English speaking, but I don't know. I don't know really. If I get a time, anyway. Thank you so much. Grazie mille. Esperemos, me dice Sol, esperemos que se termine pronto toda esta locura. Sí. Esperemos realmente porque pues yo he hecho de todo para personalmente ponerme en primera línea para asegurarme de que pues todo esto pudiera terminar, pero ya está en las manos del Altísimo. Ya no depende de mí. Vediamo un attimino. Cosa mi dice Carmen? Mi dice, al mundo le falta un tornado, una canzone che canta Carlos Gardel y es un tango de los años 30. Lindo día para todos. Ciao Carmen, ti ringrazio. Dunque, in italiano si dice, al mondo manca
un tornillo, beh, possiamo dire, manca una parte meccanica, oppure il mondo è impazzito. Dunque, vediamo il messaggio di Mirta che dice: buona giornata Marco, che bella persona sei, Dio ti benedica, ti seguo da tanto tempo, Mar di Plata è bellissima. Mirta, io ti ringrazio, sei gentilissima, grazie per i tuoi gentili commenti, faccio quello che posso, hago lo che puedo, créanme, mira, se lo dico proprio a los ojos, créanme che he estado haciendo todo lo posible. He estado haciendo todo posible y lo he estado intentando con todas las vías. Ahora mismo no me queda que intentar por lo menos darle buen humor, optimismo, intentar darle fuerza y valentía y que pues esperanza para el futuro. Y enseñarle italiano, enseñarle todo lo que pueda, ¿ok? Quindi veniamo un attimino. Abbracci da Liliana che mi scrive da Buenos Aires. Abbiamo anche Ezequiel. Dice che la gente torni ad essere ragionevole, bisognerà aspettare. Guardate che bel messaggio di Hilda, mi dice: anch'io vorrei conoscere l'Italia, le sue città, spero di avere l'opportunità tra poco tempo, intanto continuerò a studiare. Muy bien, gracias Hilda, es un mensaje realmente bien hecho, felicitaciones, congratulaciones, voy a darte simplemente la ayuda para que todos puedan tomar nota de esto. En español, siguiendo el ejemplo de Hilda, muchas veces ustedes dicen, mientras tanto, seguiré estudiando, ¿no? Mientras tanto. Ese mientras tanto, en italiano, lo puede decir intanto, ¿ok? Por lo tanto, para que se lo acuerdan, mientras tanto, ¿no? O mientras, cuando es sintético, significa intanto. ¿No? Por lo tanto, ya saben que en este caso pueden decir intanto, continuamente a studiare. Oh, veramente ottimo, bravissima. Guardate Antonio che carino, dice, sta dando un suggerimento alle persone, dice: iscriviti al canale, imparerai facilmente insieme a Marco, è veramente bravo. Antonio, muchas gracias por tu testimonio. De hecho, se refiere Antonio a che puedes suscribirte tanto a este canal de YouTube Marco Nisida activando la campanita para saber cuando voy en vivo. Y también, muy importante, suscribirse al video curso gratuito de italiano en marconisia.com para recibir directamente al correo electrónico tuyo los videos que envío secuenciados y organizados muy bien, día tras día, para que tú puedas aprender según una cronología que yo mismo he realizado, ya puedas tener conversaciones con italianos. Entonces, por eso es tan importante que lo hagas. Porque ya no es improvisado como estas que hago aquí en vivo. Acá está todo estructurado de forma pedagógica para que sí o sí vayas aprendiendo. Me aseguré durante mucho tiempo de que esto fuera así. Y los resultados han sido buenísimos. Oh, esto lo avevo già letto, grazie. Vediamo qualche altro messaggio. Oh, abbiamo anche Antonia che mi scrive da Washington DC. Antonia mi scrive dal centro nevralgico della politica americana. Antonia, dime algo, tú estás en plan, tienes conocimientos de todo lo que acontece antes, avísanos, ¿eh? El de la política global, cuando pasa algo tú por ahí en Washington, te llama, ¿no? Te llama Biden, ¿qué te llama? Trump. Estoy jugando, ok, va bien. Oh, guardate, abbiamo Juan que fa un esempio. Marco è più intelligente di Berlusconi. Allora, è incredibile che tutti conoscono Berlusconi. Allora, guardate, ritorniamo dunque a fare un pochino cose, diciamo, più accademiche. Venezia è più bella di Roma, ok? Questa è la domanda, la può essere come affirmazione, in questo caso, Venezia è più bella di Roma, oppure in questo caso io come pregunta, para que vean che también pueden hacerlo. Marco, Venezia è più bella di Roma? Eh? E quindi la risposta era in questo caso no, Roma è più bella di Venezia, ok? Un'altra forma in cui potevo rispondere è questo, no, ok? Venezia è meno bella di Roma, ok? Perché di questa forma le sto insegnando tanto a comparare il más e il menos. Quindi Venezia è più bella di Roma, Venezia è más bella che Roma, no, Venezia è meno bella di Roma. Venezia es menos, entonces no es más bella, es menos. Entonces tú puedes utilizar ambas formas. Quindi imparale, apprendile, memorizzale, praticale,
per esempio, Maria è più bella di Marco? Sì, Maria è in questo caso è più bella di Marco, però Marco è meno bello di Maria, va bene? Maria è più simpatica di Marco? No. Marco è più simpatico di Maria? Non lo so, dipende. Vediamo un attimino, mentre tanto si vede tanto. E quindi, ecco, per esempio, dunque, credi che Venezia sia meno bella di Roma? Adesso su una possibilità también, che tu puoi parlando, o sea, significa dunque, dunque significa o sea, crees che Venezia sia meno sveglia di Roma? In este caso puoi smotivarlo. Sì, sì, credo, un attimino che metto, sì, credo che Roma sia più bella di Venezia, perché perché presenta un maggior numero di monumenti storici. Ovviamente sto improvvisando, sto inventando letteralmente sobre la marcia, para que vean come uno puede motivar. Quindi, dunque, credi che Venezia sia meno bella di Roma? Entonces, ¿crees que Venecia sea menos bella que Roma? Y uno puede intentar modelo, sí. Credo que Roma sea più bella. Por tanto, ella me pregunta, dunque, ¿crees que Venecia sea menos bella de Roma? Sí. Credo que Roma sea più bella di Venezia, perché presenta un maggior numero di monumenti storici. Quindi, magari io sto motivando la bellezza di Roma, perché secondo me, o magari potrebbe essere un dato reale, la città di Roma presenta un maggior numero di monumenti storici. Quindi quello lo che io intento hacer es básicamente darles la oportunità di tener conocimientos para primero tener frases simples. O sea, Maria es más inteligente que Marco. Maria è più intelligente di Marco. Y luego las ciudades y menos, más. Entonces comparar. Luego pueden motivarlo porque esto es lo otro. Esto es lo que hacemos. De las fundamentas vamos hacia arriba asimilando y creando frases siempre más importantes, ¿ok? Creo que por hoy no voy a meterle más peso a esta clase porque puede ser complicada, sobre todo para las personas que acaban de entrar. Esta es una clase para principiantes, para iniciantes, y si quieren, obviamente, aprender a comunicarse en italiano de forma gratuita y también secuenciada, pausada, con calma y sin esfuerzo y de forma entretenida, pueden ir a suscribirse al videocurso gratuito italiano en marconicia.com y reciben todo al correo electrónico. Antonia, y en este momento vamos a interactuar porque esta es la idea, la dinámica de esta clase en vivo es que ustedes me puedan hacer preguntas e interactuar. Antonio dice, Marco, mi piacerebbe visitar l'Italia, ¿ok? Si dice così, mi piacerebbe visitare l'Italia, ¿ok? Marco, mi piacerebbe visitare l'Italia. Ok, Antonio mi fa una domanda. Marco, ¿qué quiere decir? No sé cómo se escribe, pero lo escribo como suena, roba. Allora, en italiano si c'è roba. Cos'è questa roba? Ok? Cos'è questa roba? Ok? Significa letteralmente che se sta cosa, ok? Quindi la roba, praticamente lo che tu me stai dicendo, è come slang, ok? Non sé bien cómo praticamente poderlo explicártelo mejor. Es como cosa, va bene? Si utilizza muchísimo in italiano. È come cosa, è praticamente una sì, semplicemente cosa. A veces tiene unas consecuencias dependiendo la situación, positiva o negativa, ok? Porque lamentablemente en algunos momentos, en algunos contextos, no siempre, porque casi siempre se utiliza en formas muy buenas y muy positivas, pero a veces podría ser negativo porque podría ser algo que supuestamente no deberías estar haciendo, no debería tener, en plan que te dé, que sea como psicótropa. No lo voy a decir en este canal porque no quiero ser pillado por los algoritmos, pero básicamente la forma negativa en que se puede utilizar roba, que no se pronuncia roba, se pronuncia roba con ese refuerzo, con las dos B, aunque se escriba con una, prácticamente podría ser una sustancia, ¿no? Psicótropa. Pero en realidad puede ser anche roba da mangiare.
È roba da mangiare, ok? Marco, ma questa è roba da mangiare? È roba da mangiare? Oppure questa roba si mangia? Questa roba si può mangiare? È una forma tutta italiana per dire cosa. Esta cosa. Es como, mire, se lo digo en español, pero en español de Venezuela, ¿sí me entiende? Es como vaina. Mira, esta vaina se puede comer. ¿Qué vaina es esta? Ok, ¿me entienden? Eso sí, porque a veces para traducirlo se necesita un poco de como dialecto típico de los países, ¿no? Quindi è un sinonimo di cosa, può essere una qualche cosa, cosa da comer, cosa che hacer, y también lo que te mencioné antes, pero en raros casos. Sí, sí, es como una jerga, ¿no? Pero más que jerga es verdaderamente un vocabulario italiano, o sea, está en el vocabulario y es que se le hace. Literalmente puede ser incluso una prenda, un objeto, te digo, para que tú lo sepas, todas las posibles prácticamente expresiones que podrías utilizar, ¿ok? Cuando se utiliza, por ejemplo, en esta noción, te lo faccio vedere, ecco qua, non credo que si veda, porque l'ho copiato troppo piccolo, aspetta que lo provo a ricopiare. Ci dovrebbe essere l'intervallo con la musica. Ok, dunque, cos'è roba? Cos'è la roba? Ok, è praticamente qualsiasi oggetto materiale. Per esempio, cos'è questa roba? Significa aggeggio, affare, arnese, cosa, coso, oggetto. Quindi è molto importante. Se tratta di un oggetto, se tratta di una cosa, è un sinonimo. E si queremos hablar de jerga, en el sentido que la jerga en este caso sería siempre italiano, pero sería como más coloquial, se puede decir affare, aggeggio, arnese. ¿Cos'è questo arnese? ¿No? ¿Cos'è questa cosa? ¿Cos'è questo oggetto? ¿Cos'è questo affare? Y estas cosas se utilizan un montón en Italia. Así que muy buena pregunta, la verdad. Muy buena pregunta. Oh, salutiamo Laura, che è sempre molto gentile, partecipa alle nostre azioni. Ciao Maestro Marco, piacere di ascoltarti. Ti auguro una bella giornata, sto lavorando, però ti mando un forte abbraccio. Saluti dalla californiana. Ciao, ok, saluti della californiana, va bene. Un forte abbraccio, grazie Laura, sei molto gentile. Ti auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro. Vediamo un attimino. Avvocato mi disse, molte grazie Marco per utilizzare una frase colloquiale venezuelana, ossia la parola vaina, tante grazie. Claro Juan Alberto, io diria che parte del castellano che conosco lo he aprendido en Venezuela y pues digamos que la patria venezolana a mí me ha dado mucho en términos de personas, en términos de felicidad, en términos familiares y también del idioma. Así que Venezuela, yo le tengo un cariño especial. Espero que también allá la cuestión siga mejorando, porque pues aparentemente el modelo venezolano está siendo exportado en el mundo. Así que ya no sabremos, ya tendremos que emigrar para Marte, los humanos de buena voluntad. ¿A dónde nos emigramos? Muy bien. En esta isla, miren, tengo una idea. Esta isla a las espaldas mías, pues a lo mejor entre todos metemos, hacemos una rifa, ¿no? ¿Cómo se dice en venezolano? Hacemos una rifa. No lo sé, vamos a ver que nos compramos una isla pequeña. ¡Oh, la isla Margarita! La podríamos hacer como territorio neutral. Bueno, no nos queda que reír. Non ci rimane che ridere. Io spero che vi stiate divertendo insieme a me. Esa es la manera también con la que quiero entretenerlos. Spero che vi stiate divertendo. Spero che oltre all'apprendimento della lingua italiana anche possiate imparare un po' di buon umore e passare qualche momento solare, allegro, gioioso insieme. Ruth dice, ciao Marco, amo vederti. Grazie Ruth, sei molto gentile. Anche a me fa piacere che tu partecipi. La mia nazione preferita è l'Italia. Recuerden, ciudad, città, e pertanto puoi dire la mia città preferita è Roma, per esempio, ok? La mia città preferita è Roma, oppure la mia nazione preferita è, perdonate, l'Italia.
Oh, Antonia me respondió, me dijo, abito a 5 strade, a 5 blocchi dalla Casa Bianca. Wow, Antonia, incredibile. Allora, rispondiamo a questo messaggio, così lo diciamo bene. Il verbo abitare, così lo conoscete, praticamente il verbo abitare si scrive così, con la B del banano. Quindi, abito a 5... a ver come lo puoi dire in italiano, perché no, non esimo cosas come manzana, quartiere, possiamo dire a 5 blocchi, vamos a ver come lo podemos traducir bien, perché quiero traducirlo bien, in este momento non mi viene alla mente, cuadras en italiano, a veces yo también quiero asegurarme de que, sì, come pensava, abito a 5 blocchi, abito a 5 blocchi dalla Casa Bianca. La metto Casa Bianca così si capisce che wow, incredibile. Perché a quelli che si hanno sintonizzato solamente ora, io antes le hice il chiste che non avvisara qualche cosa, se Antonia sapeva pues de antemano alguna questione importante de politica in al mundial, ya che stava in Washington DC, che è la capital, además capital politica geográfica, y no lo digo porque en este periodo es un buen periodo, es un buen periodo. A ver quién pilla la ironía. Antes, 2 años maravillosos, y luego ahora, pues en Europa tenemos un momento de paz y prosperidad. Así que bueno, entonces, por si acaso, que nos avise Antonio. Allora, ¿cómo se dice en italiano esta battuta ironica? Che durante questi, innanzitutto dire che questo è un fantastico periodo. Questi ultimi 2 anni sono stati proprio semplici, tranquilli, meravigliosi. Poi queste ultime settimane in Europa è un periodo pacifico, incredibilmente pacifico. Por lo tanto, pues también en Venezuela se sia, estamos, ma non lo dico. Ok, quindi Antonia abita a 5 blocchi dalla Casa Bianca. Incredibile. Ottimo, mi raccomando, allora avvisaci per favore. Carmen mi dice che praticamente il presidente americano è andato a dialogare con il presidente venezuelano per questioni di interessi energetici. Sì, ma perché dovete sapere, cara Carmen, che per esempio qui da noi, un attimino che sistemo la stufa, perché fa freddo in questo momento, ho la stufa accesa. Parlando di energia, dovete sapere che la situazione in Europa è molto complicata, anche perché l'Italia, la nostra bellissima Italia, questa nazione che tutti voi e anch'io amiamo, dipende moltissimo dalla Russia per quanto riguarda l'energia del gas e l'energia anche che utilizziamo per riscaldarci. Per cui, come conseguenza, noi stiamo avendo tutta una serie di processi, sono processi inflattivi, quindi l'inflazione, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei carburanti, eccetera, eccetera. Por lo tanto, se ustedes quieren, podríamos hacer una clase, che sería una clase de italiano, però también una clase importante desde el punto de vista economico, geopolitico, finanziario, perché yo creo que sería el caso, no tanto ustedes en América Latina, pero los que estamos en Europa, por lo menos, ciertamente luego será a nivel internacional, pues que empecemos a prepararnos también con un poco de escoltas, con un poco de cosas que tengamos de parte, porque aquí la situación deberíamos ya tenerlas, yo realmente me había con tiempo organizado ya hace un par de años, pero quiero decir que todos los precios van a aumentar, eso es obvio, van a aumentar los precios, va a aumentar la inflación, va a aumentar las monedas van a seguir bajando en su valor de poder de adquirir, que sean alimentos, carburantes, entonces hay que empezar a prepararse. En pocas palabras, el modelo venezolano del señor presidente Jefazo, pues está exportando, ¿no? Muy bien, yo río, río solo para no llorar. Allora, Carmen me dice... Qui anche sta succedendo la stessa cosa, sta aumentando la luce per adesso. Luis dice geopolitica, mi piace l'idea. Perfetto. Vediamo un attimino. Ah, Luis mi dice estraño las arepas. Claro, las arepas.
La cosa más importante, la cosa, oye, esto es serio, eso es serio. Pongámonos con cara de serio. Eso es serio. La harina pan. Hablemos de harina pan. La harina pan es difícil de conseguir. Entonces, te lo digo en serio. Si fueras venezolano y quieres venir en algunos lugares de Europa, pues vengas con mucha harina pan. Es más importante que el aire, es más importante pues que cualquier cosa. ¿Ok? ¿Y qué más? Bueno, no se encuentra... Tengo que recordármelo. Bueno, se lo voy a preguntar a quien lo sabe. Se lo voy a preguntar a quien lo sabe. Que todos los días me dicen, ay, pero me gustaría esto, me gustaría lo otro. Bueno, muy bien. Allora, vediamo un attimino. Cosa mi dice Antonio? Lo sai, Marco, che si impara di più parlando le cose naturalmente senza regole? Ovviamente è importante, ma come un bambino parla prima di sapere le regole, così ho imparato fianco a te. Antonio, meravigliosa frase quella che hai scritto, assolutamente d'accordo. Infatti, in questo canale, nel mio canale Marco Nisida e anche qui nella mia pagina web, sempre ho utilizzato esclusivamente una metodologia di apprendimento, quella dell'assimilazione. Il processo dell'azione naturale dal punto di vista linguistico è quello che fanno i bambini. I bambini imparano assorbendo, assimilando e desumendo la lingua, quindi il linguaggio, da mamma e papà, senza andare a scuola, prima di imparare le regole, perché è la nostra maniera di imparare. Pertanto lo dico para los novatos, los principiantes, los iniciantes, pues que Antonio tiene toda la razón. Nosotros siempre utilizamos métodos de aprendizaje de asimilación, tal y cual como los niños, mamá y papá, antes de la etapa escolar, porque no son las reglas y los esquemas que te hacen aprender el idioma, más bien es la deducción, el aprendizaje auténtico, asimilando y deduciendo del contexto en lo que vives. Es la motivación de la comunicación que hace que la persona aprenda. Molto, molto bene, bravissimo. Ecco, Marco si dice meraviglioso. Gli, come si dice? Ok, il fonema gli, che mientras tanto te indico, si quieres aprenderlo muy bien, he hecho unas clases fonéticas justo aquí en marconisia.com y las envío gratuitamente, eso por qué lo quiero decir. Suscríbete al video curso gratuito italiano en marconisia.com y recibe las clases directamente al correo electrónico, donde una de ellas está sobre el aspecto fonético. Agarro todos los fonemas, los explico uno por uno con técnicas claras para que tú puedas repetirlo. Pero aquí, y simplemente, para poder decir gli, tienes que imaginarte lo que era la doble L del castellano auténtico antes del yeísmo, que se fue realizando en algunos lugares de América Latina. Anteriormente, la doble L española se hacía prácticamente yi, yi. Y era un fonema tan bonito porque prácticamente, por ejemplo, yi, así, ¿ok? Eso sería. Esto, ¿cómo lo ibas pronunciando? No es yi, es yi. Por lo tanto, tienes que agarrar la lengua, acercarla al paladar superior, yi, dejar pero pasar el aire sin que sea ni gutural ni tampoco apretado, porque si yo hago apretado mucho gi o hago aparente gutural gi o gi, no, tiene que ser gi, gi, gi. Por lo tanto, la lengua se asoma, se acerca al paladar superior, gi, y deja salir pero aire. Ok, poco a poco lo vas intentando articulando bien la boca. Meraviglioso, no es meraviglioso. No, no tengo que apretar toda la lengua contra el paladar, tengo que dejar fuera el meraviglioso. Gli, gli, meraviglioso. Molto bene. Qualche altro messaggio? Brava Yara, intanto si dice così. Mi dice Luis, si può dire, sta bene dire... non a Roma è più bella di Venezia? Non... Allora, puoi dire, puoi solamente dire Roma non è più bella di Venezia, così. Roma non è più bella di Venezia, ok? Sì, così lo puoi dire, Luis. Roma non è più bella di Venezia. Perfetto. Pero claro, tampoco podemos agarrar las palabras y meterlas en plan, qué sé yo,
Es como si yo en español dijera, no es más Roma bella de ver. O sea, se podría al límite decir, pero entiendes que no fluye muy bien. Por tanto, esa es la forma correcta, pero muy buen apunto. Yo sé lo que quiere decir. Potevi dire, non è Roma più bella di Venezia. Eso sí que lo puedes decir, por ejemplo. Non è Roma più bella di Venezia. Eso lo puedes decir porque es gramaticalmente correcto. Es solo un estilo diferente, más poético, o sencillamente tu intuición. Non è Roma più bella di Venezia. En este caso, claramente, significa que es una pregunta. Ok? Quindi, non è Roma più bella di Venezia, e come invece affermazione Roma non è più bella di Venezia. Muy, muy buen apunto, Luis. Me gusta cuando Luis u otras hacen preguntas tan inteligentes porque me da la oportunidad de explicarme y de ayudar y de solucionar dudas. Tiene que entender que no existen preguntas tontas, solo existen respuestas tontas. Entonces es muy importante realmente que ustedes sigan como hace Luis, como hacen todos los demás. Muy bien. Vediamo qualche altro messaggio. Oh, vedete, mi dice Antonia, qui a Washington DC è facile conseguire, ricevere, ottenere, comprare, acquistare la Rina Pan. La uso per fare le torte, las tortillas e las pupusas. Antonia, il fatto è che chiaramente negli Stati Uniti d'America la presenza latina è assolutamente incredibile, cioè la presenza di popolazione originaria dell'America Latina è molto molto ampia, molto importante. In Italia solamente nelle grandi città vi è una sufficiente presenza come per giustificare la presenza della Rina Pan. En pocas palabras, si tú te vas en el sur de Italia, donde yo vivo, si te vas en lugares remotos de las montañas, del entretierra del sur de Italia, pues tú no encuentras ni nada, nada. Olvídate los plátanos latinoamericanos, hablo de los plátanos machos, olvídate prácticamente la harina pan, olvídate, no sé qué más se me viene a la cabeza, o sea, la fruta latinoamericana, propio la fruta esta, la guayaba, olvídate. Por eso es que era un chiste, pero también importante. Yara cosa dice? Yara dice, ci sarà l'aumento della luce, del gas, del carburante, degli alimenti, tutto. Praticamente create un deposito, un fondo alimenti e soprattutto cercate di risparmiare. Importante, certamente, ottimo. Ciao Gibram, come stai? Molto bene. Vediamo un attimino, abbiamo anche Carmen che mi dice che ancora non capisce tutto l'italiano, ma non preoccuparti, piano piano, con calma, con perseveranza. Fíjate che io quando apprendi l'idioma spagnolo non es que de repente pues entendía todo, però me mantuve con pazienza, con calma e con perseveranza. Il stile mentale, il mindset, lo que es tu configuración mental, emocional, con respecto al aprendizaje, tiene que ser esto. Me lo tengo que pasar bien, tengo que tener una motivación bien clara, quiero ser perseverante, y a la vez me voy a centrar en las cosas que aprendo. Porque hay dos formas. Una que te motiva a seguir, que es retroalimentarse con las cosas buenas que hoy has hecho. Por ejemplo, hoy he aprendido esta frase. Hoy he logrado pronunciar esta palabra. Hoy he avanzado un poco. Y en vez, obviamente, de hacer lo opuesto, que no lo sugiero, más bien les digo, por favor, no lo hagan, porque hay gente a veces se frustra, ay, no lo entendí, no lo pude hacer, no lo entendí, y solo se fija en la parte negativa de lo que no pude. Y eso está mal, hay que realmente retroalimentarse, enfocarse en lo que uno pude. Entonces, si yo, es como si la técnica del vaso medio lleno, si tú te fijas en el hecho de que el vaso sea medio lleno, ya has hecho prácticamente más de la mitad del trabajo. Yo se lo digo porque es solo la perseverancia y la motivación y la esperanza y la fe de que vas a hacer algo que te va a mantener de pie. Si no, uno cierra y ya pierde la esperanza. Así que no te preocupes, poco a poco. Vediamo cosa dice Jaime. Ciao Marco, io sto lavorando e sono molto felice di ascoltarti. Anch'io sono felice di averti qui. Si les gusta esta clase, si me quieren retroalimentar positivamente, y seguir motivando para que yo haga más directas como estas,
por favor, darle like a este video, es importante, compartirlo en las redes sociales, le enseña a YouTube y a los algoritmos de Facebook que es relevante para y que les va a notificar la próxima vez. Así que, por favor, es muy importante. Vediamo un attimino la costanza, la perseveranza, la tenacia, assolutamente d'accordo. Antonio mi sta invitando a visitare il Perù, mi ha chiesto se ho mangiato il cibo peruviano, purtroppo ancora non ho, sì, certo che ho mangiato il cibo peruviano, l'ho mangiato però a Madrid, cioè che comido in Madrid comida peruana, por amigos y amigas peruanos, y lo he pasado muy bien, realmente. Recuerdo que había una forma peculiar, muy buena de cocinar y poco, pero me parece que sí. Entre tantas cosas. Io credo che per adesso noi potremmo dunque fare un riassunto della lezione che abbiamo visto oggi e poi eventualmente potremmo fare una lezione dedicata alla situazione attuale in Europa e anche una preparazione riguardo a quelli che saranno i processi geopolitici, inflattivi, finanziari, economici. Se volete possiamo farlo in un'altra classe. Dígame entonces si es que le gustaría que trattassimo un tema de preparación estratégica con respecto a lo que puede posiblemente pasar en los próximos meses, que sea tanto por el problema de las monedas que van a seguir a pico, la inflación, los altos precios que van claramente a interferir con nuestra posibilidad de adquirir alimentos y todo lo demás. Si quieren lo hablamos, dímelo aquí en los chat, así voy a considerar tu opinión. Vediamo, Yara, Carmen, ti ringrazio, non ti preoccupare, Luis, vedete, Luis dice anche lui che la Rina Pan la compra per Amazon, è vero, anche io l'ho dovuta comprare su Amazon. Allora, cari amici, facciamo brevemente, prima di chiudere, un riassunto nelle cose più importanti che abbiamo imparato oggi, ok? Dunque, iniziamo praticamente dalla parte principale della lezione di oggi. Dunque, oggi abbiamo imparato a dire qual è la tua città preferita. Qual è la tua città preferita? Marco, qual è la tua città preferita? La mia città preferita è Venezia. La mia città preferita è Roma. Poi abbiamo anche imparato a dirlo al plurale. Quali sono le tue città italiane preferite? Quali sono le tue città argentine preferite? Quali sono le tue città peruviane preferite? Le mie città italiane preferite sono Venezia, Roma, Milano e Pisa. E poi abbiamo imparato a domandare e a rispondere utilizzando dei comparativi di maggioranza o minoranza rispetto alle città, che poi può essere esteso a tutto, alle persone, alle cose. Venezia è più bella di Roma? Significa Venezia, ma sveglia che Roma. Venezia è più bella di Roma? No, no! Venezia è meno bella di Roma. E in questa forma sto dicendo lo mismo, però praticamente les hago entender, le introduzco come se può essere también menos. Decía, no, Venezia è meno sveglia che Roma. Por lo tanto, Venezia è más bella che Roma? No, Venezia è meno bella che Roma. Quindi, Venezia è più bella di Roma? No, Venezia è meno bella di Roma. E poi abbiamo fatto anche questi esempi. Maria è più simpatica di Marco. Maria è più simpatica di Marco. Marco è meno simpatico di Maria. Poi abbiamo imparato, dunque, credi che Venezia sia meno bella di Roma? Sì, credo che Roma sia più bella di Venezia perché presenta un maggior numero di monumenti storici. E poi ovviamente ho risposto a tante vostre domande, alcuni avete detto mi piacerebbe visitare l'Italia, la domanda interessante mi sembra forse di Antonio che ha detto cos'è questa roba, cosa significa roba, è roba da mangiare, questa roba si può mangiare, quindi cos'è roba? Significa oggetto, cosa, arnese, eccetera. Ecco, io credo che per oggi abbiamo completato la nostra classe, io vi ringrazio molto per la vostra gentile attenzione. Fatemi sapere appunto se vi piacerebbe parlare con me anche di altri fenomeni importanti in questo momento, ne possiamo parlare in italiano perché ricorda che l'italiano è un idioma apto per la comunicazione e fondamentalmente utilizza le strategie di comunicazione per poter emitir, expresar cualquier tipo de pensamiento y concepto. Y entonces eso es muy bueno porque hay que aprender, sobre todo si vives o estás en Italia en este periodo, cómo poder también responder
a esas conversaciones que a veces se dan entre los italianos. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en Europa? ¿Qué opinas tú de lo que está pasando por aquí? Los precios, porque es un tema de actualidad. Entonces, los temas de actualidad a veces se tratan también para que uno pueda hablarlos en italiano, ¿no? Porque si no te quedas afuera de esto. Allora, io vi ringrazio molto, vi ringrazio di cuore e vi abbraccio fortemente. Grazie Marco per il tuo tempo, mi piace molto la tua classe perché posso scrivere in spagnolo. Certamente, puoi scrivere in spagnolo e io sarò felice di tradurre per te in italiano. Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione e vi ricordo che se vi piace questo video potete mettere like e condividerlo. Vi potete anche sottoscrivere a YouTube attivando la campanella. O se puede suscribirse al videocurso gratuito italiano en marconise.com, sobre todo los que aún no lo estén, para recibir directamente al correo electrónico los videos que he preparado con muchísimo amor para que aprendan a comunicarse en italiano de forma práctica y sin esfuerzo. Ci vediamo, cari amici. Grazie, Gibram, Antonia, Carmen, Antonio, Jaime, Martic, Carmen, Luis, Gibram, Yara, quante persone, Luis, Camila, Maria Juana, Juan Alberto, Laura, ciao Ruth, vi voglio bene, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima, ciao da Marco e mi raccomando rimanete sintonizzati su questo canale perché probabilmente tra poco iniziamo una nuova diretta, va bene? Un forte abbraccio da Marco, ci vediamo alla prossima, ciao!